Buon pomeriggio a tutti, cari amici fan. Sono sempre io, il vostro nipote Lucia. Oggi in fase di registrazione di sabato 9 novembre, ma in pubblicazione per domenica 10, andiamo ad analizzare le ultime due partite di questo fine settimana per quanto riguarda questa volta la pallavolo. Quindi partiamo ovviamente dalla prima squadra dell'Adriatica Lavinia Gruppo Valle Trani, gara di serie B2, match casalingo contro la Diesel Pagliari, dove in pratica al momento le nostre ragazze hanno giocato una sola gara in casa e hanno vinto per 3-1 contro il Molinari Napoli. Ma nell'ultimo match di campionato sono state sconfitte più o meno a domicilio per 3-1 sul campo del Noci. Ricordo che la Lavinia Gruppo Adriatica Trani al nono posto con 3 punti, la Diesel Pagliari, che sarà la squadra ospite di questa domenica, al quinto posto con 6 punti. E fuori casa una vittoria 0-3 in casa del Manopello, ultima partita sconfitta contro la Spina Aurea tra le Muramiche per 0-3. Concludiamo quest'ultimo intervento sui match di questo fine settimana parlando sempre della Lavinia Gruppo Adriatica Valle Trani, ma della serie D, che sarebbe una sorta di cantera bianco-azzurra, dove le nostre ragazze saranno ospiti a Barletta per il super derby contro l'Anelli Volley. E praticamente l'Adriatica al momento è all'undicesimo posto con 0 punti nella prima gara, KO interno contro Giovinazzo per 1-3. Il Nelly Volley Barletti invece nono, sempre con 0 punti, sconfitta anche lei all'esordio a Bari in trasferta in casa dell'ASEM per 3-1. Quindi appunto col finish di questi focus io non posso che augurare a tutte le squadre tranesi che abbiamo citato e magari anche a quelle che lavorano sui settori giovanili, insomma tutte le nostre società di tutti gli sport, anche magari per degli sport che non ho citato in questi focus, però come si dice, viva la nostra Trani, che lo sport possa regnare sovrano. Grazie a tutti, buon fine settimana. Quando volete io sono su YouTube, mi trovate con i video, se volete iscrivervi fatelo, non costa nulla, se volete piacciare o commentare i video altrettanto, io sono a vostra disposizione. Ciao a tutti!